A parte ciò, i personaggi che abbiamo visto l'altra volta sono essenzialmente due, che sono i protagonisti. Il primo, l'abbiamo visto, è Gerlach Heilmann, è il Vessillifero. Io mi sono riferito a lui con questo appellativo di Vessillifero perché è il ruolo che tiene all'interno della Compagnia delle Lance Spezzate, che è questa compagnia di soldati imperiali inviati nel nord, inviati verso il Kislev, per combattere la minaccia sempre più concreta e incombente del caos, dei guerrieri del caos che dalla Norska stanno iniziando ad, diciamo, addentrarsi nei territori del Kislev, ma ovviamente, come sappiamo, a sud del Kislev si estendono tutti i conti e quindi le contee dell'impero. E quindi c'è una mobilitazione. Il libro ci ha fatto già presente di quante forze l'impero abbia mobilitato per combattere questa minaccia e come anche addirittura i nani e gli elfi si stiano preoccupando, perché a quanto pare qualcosa di veramente grosso si muove nelle desolazioni del caos. Noi sappiamo che quel qualcosa di veramente grosso è collegato ad Archaon, quindi è un prescelto del caos, in questo caso il prescelto eterno. Però, ritornando invece nel piccolo, nel particolare, nella narrazione che stiamo seguendo e che ci porteremo avanti comunque per un po' di tempo, perché leggendolo magari soltanto una volta alla settimana avremo modo di tenere questo libro fra noi in queste live per un po' di tempo. E quindi questa compagnia che giunge in un piccolo villaggio nel Kislev, un villaggetto veramente piccolo che anche, diciamo, offre poco. Questa compagnia che cerca dei viveri, cerca di rifocillarsi senza intaccare le proprie riserve di scorta, le proprie riserve personali che la compagnia si porta dietro. E in questo caso ci viene mostrato come appunto già il Kislev abbia dovuto pagare un prezzo abbastanza alto in termini proprio di cibo dato, vitto e alloggio, insomma, qui fanno un po' bed and breakfast i Kisleviti, che hanno già offerto molto ai soldati dell'impero. E quest'ultima compagnia giunge tutta cacchia, chiedendo appunto anch'essi il cibo alla locanda di questa signora che ci viene presentata. Ma oltre a ciò, poi la narrazione prosegue e ci vengono un po', diciamo, introdotti due personaggi, appunto Gerlach Heilmann, che è il Vessillifero, come detto, e Karl Rainer Wollen, che è il trombettiere. I due sono, diciamo, dei fratelli di corte, in quanto sono cresciuti insieme nella stessa corte, nel Talabeklaim, o Talabeklaim, insomma, le varie pronunce poi qui con nomi che richiamano il tedesco sono abbastanza difficili, ma in ogni caso il primo, Gerlach, è il favorito, diciamo, un uomo destinato a grandi cose in quanto figlio primogenito di un importante nobile di questa contea, che fra l'altro fa parte delle guardie del corpo del conte del Talabeklaim, e quindi anche più altezzoso, se vogliamo, più arrogante come carattere, qualcuno che, insomma, prenderesti a cazzotti nel naso dall'inizio alla fine quando ti inizia a parlare tirandosela, essenzialmente non un gran personaggio. In ogni caso molto valoroso e pronto a farsi notare. Dall'altra parte abbiamo invece questo Karl Rainer Wollen, che è più piccolo innanzitutto di età, ma oltretutto anche lui sì, figlio di nobiltà, ma una nobiltà molto più piccola, molto più, diciamo, molto meno influente, ecco. Molto meno influente in quanto figlio di nobili del Solland. Solland, che vi ricordo, è
una contea, un tempo lo è stata quantomeno, una contea dell'impero, che è andata distrutta durante una guerra molto prima dei fatti narrati, distrutta ad opera dei Pelleverde, di una grandissima wag che è stata lanciata niente proprio di meno che da Grimgor. Non Grimgor, pardon, mi sono confuso, da Gorbad Ironclaw. Grimgor comunque avrà il modo di farsi notare. Gorbad Ironclaw. Sussolland va distrutto e la famiglia, si, diciamo, di questo rampollo della nobiltà del Solland, si rifugia nel Talabaclaim. E qui, appunto, nel castello degli Aileman, ossia del padre di Gerlach. E quindi i due crescono insieme, con gli stessi tutori, stessa educazione, uno, diciamo, destinato a grandi cose, l'altro destinato a qualcosa di molto molto più ridotto anche in termini di successo nella propria vita. In ogni caso, fra i due non scorre buon sangue, l'abbiamo visto negli ultimi capitoli. E infine l'ultimo personaggio che vorrei citarvi prima di iniziare a leggere è Steuer. Steuer, che è il capitano della Compagnia delle Lance Spezzate. Un capitano che magari non è fra i capitani più ricchi culturalmente, non è uno dei capitani che sprizza intelligenza da tutti i pori, ma un capitano probabilmente degno, che ha già dimostrato di conoscere i propri soldati, conosce l'astio che si genera, che si è generato e che continua a resistere e ad esistere fra i due, chiamiamoli, fratelli imposti. E da qui, su questa base, loro sono stati inviati verso un incrocio a nord, verso una città del Kislev che devono raggiungere in avanscoperta insieme agli altri cavalieri che abbiamo visto nell'ultimo momento dell'altra live di lettura. Si incontrano con dei Kisleviti e qui notiamo la, diciamo, differenza fra ciò che si aspettavano gli imperiali e ciò che i Kisleviti in realtà sono, in questo caso una cavalleria malconcia, degli uomini del nord imbruttiti dal loro stesso territorio, imbruttiti dalle guerre, imbruttiti dai combattimenti e molto consci del fatto che lassù si sta per combattere una battaglia importante e che tutti i vari modi di imporsi con garbo, tutte le varie cortesie che ci si fa a sud, beh, tutto ciò non serve a nulla. Ora anche l'essere rudi non è più un problema. Ciao Valerio, buonasera. I codardi del Kislev, e sei subito arrivato. Benvenuto, benvenuto. Allora, signori miei, direi, anche se vedo che siamo pochi, siamo pochini, però io devo iniziare perché in ogni caso non voglio fare live molto lunghe, ma voglio tirar subito fuori la qualità. Quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia con la visione da molto lontano ancora di questa città che si chiama Zedevka, ricordiamocelo, e appunto da qui riprendiamo, siamo al capitoletto 7 del primo capitolo, siamo quasi alla fine del primo capitolo, e quindi su questa sinfonia di base presa, se non l'avete ancora notata, ve lo dico io, è la original soundtrack di The Witcher 3 che ci accompagnerà questa sera. Insomma, ci portiamo avanti nella storia. Sì. Esatto, Valerio, giusto. Esatto. Ma ci avviamo. Quindi, capitolo 1, capitoletto 7. Senza commentare o fare cerimonie, la piccola truppa di lancieri di Beledni li guidò un po' più a nord, fino a lasciarsi il grande Kurgan alle spalle. Zedevka era situata sulle pianure sottostanti, rivolta verso le praterie ondulate e verso l'ombra lontana proiettata dalla foresta. Piccole macchie di terra boschiva punteggiavano il paesaggio intorno alla città. Dopo l'arrivo dell'esercito imperiale, però, non sembrava più nemmeno una città. Vi erano solo acri e acri di terra disseminati di tende e fuochi di cucina, visti vasti assembramenti di picche e alabarde e branchi di cavalli. Nei campi a nord, i cannoni erano stati sistemati dietro le barriere,
formate da zolle erbose e parapetti di vimini, mentre nel terreno di fronte alla foresta erano stati conficcati dei paletti. Una pioggerella sottile scendeva da est, picchiettando contro la loro armatura. I Kislevite si avvolsero meglio nelle loro pellicce. Entrarono in città. Gerlach cercò di fare un calcolo approssimativo. Contò almeno una cinquantina di stendardi, tutti imperiali, nonché molte banderuole dell'artiglieria e diversi colori sbandierati da due sezioni della fanteria tileana. Ci siamo anche noi. Questo significava, pur facendo una stima prudente, 6.000 armigeri. Questi sono i numeri di un esercito di tutto rispetto, pensò Gerlach. Questo sì che è un esercito imperiale. Era probabile che dopo essersi uniti alle altre forze che si stavano radunando lungo il Linsk, avrebbero invaso il nord per bloccare sul nascere l'ascesa dell'oscurità. Mentre scendeva lungo la strada principale, piena di fango e impronte, Gerlach trovò un senso di spudorato orgoglio alla vista della marcia di quegli alabardieri in tuniche colorate, azzurro, rosso, oro e bianco, linde e splendenti. Là c'erano picchieri con surcotti immacolati e lucenti celate d'acciaio. Una schiera di lance spezzate, distaccate da un'altra unità, era lanciata al piccolo galoppo. Uno sfarfallio di coccarde e vessilli accompagnava la loro sfilata. Uomini dalla barba biforcuta, con appariscenti calzoni alla zuava di velluto e usberghi tirati a lucido, accarezzavano l'acciaio freddo e bianco delle loro spade, con le pietre abrasive per affilarle. Vide liutai, pifferai, suonatori di tamburi e di corni, mentre i raggi del sole si riverberavano sui timpani e sulle lunghe trombe. Gli arcieri, con i loro berretti di cuoio e le lunghe tuniche, infilzavano con i quadrelli in legno di tasso i bersagli di paglia. A un incrocio si fermarono per lasciar passare 6 templari dell'ordine della Pantera, seguiti dai loro scudieri e dai portatori di lance. I giganteschi destrieri da battaglia, con ciuffi di pelo scomposti in corrispondenza dei loro possenti zoccoli, erano decorati con gualdrappe ricamate con fili viola, lilla e oro, mentre i loro imponenti cavalieri indossavano l'armatura al completo e portavano pelli di leopardo sulle spalle. Questa sì che è un'esibizione di gloria e di fasti. Buonasera, zombie. Gerlach era infastidito dal fatto che Beledni e i suoi uomini non dessero segni di stupore. Alcuni di loro perfino derisero i possenti cavalieri. L'unica cosa che sembrava attirare la loro attenzione era uno stendardo di legno grezzo, uno scudo posto in cima a un vecchio palo, con una serpe bianca e rossa fatta di tessuto. Sul davanti dello scudo era inchiodata un'ala di aquila tranciata e piegata. Quello stendardo segnava il luogo dove erano accampate le leve dei confederati del Kislev. Tutto intorno vi erano altri uomini sudici, avvolti nelle loro pellicce, in sella a pony che vagavano in mezzo alle loro tende di pelle di daino. Non vide alcuna disciplina, alcun ordine, alcun segno d'orgoglio. Beledni fece un timido cenno a Vollen, invece che ad altre lance spezzate, e guidò i suoi cavalieri all'attendamento del Kislev. Felice di essersi sbarazzato di loro, Gerlach si diresse verso la sala comunale, o Zal, come la chiamavano. Aveva un tetto di assi di pioppo disposte a strati, come una cipolla, ed era la costruzione più alta di Zedevka. Il maresciallo Neiber aveva sistemato i suoi alloggi proprio là. Gerlach lasciò Friedel e Trux all'esterno con i cavalli e portò Vollen con sé. I trabanti di Nieber, 6 spadaccini, 2 tamburini e 2 pifferai sedevano nell'atrio esterno della Zal, passandosi distrattamente una bottiglia. Erano tutti vestiti in maniera sontuosa, con stravaganti calzamagli di seta, ampi cappelli imbottiti di piume di airone, giubbe tagliate ad arte per lasciare intravedere le vistose fodere di damasco. Meraviglioso, veramente molto molto bello. E le due lance spezzate che passarono in quel momento vennero degnate soltanto di un'occhiata fugace. Neiber
maresciallo di campo dell'intero schieramento, era un uomo piazzato, incurvato, con una faccia sporgente segnata da una ferita ottenuta in giovane età durante un duello. La sua barba aveva un taglio quadrato, la mole del maresciallo da campo, piegato anche dall'enorme quantità di vino che aveva ingurgitato, sembrava sbilanciarlo in avanti. Avevano allestito un imponente fuoco sotto una griglia a cielo aperto e le lance spezzate riuscivano a sentire l'odore del grasso del pollame e delle cipolle. Passaggio di pagina. Neighbor stava sorseggiando il vino da un piccolo calice che riempiva con costante regolarità. Il bicchiere era parte di un costoso set da viaggio, aperto su un tavolino che lasciava intravedere i cofanetti foderati di satin per contenere i bicchieri. Lo scrigno aveva un cassetto per la posateria d'argento con il prezioso stemma nobiliare che ingentiliva anche i bicchieri. Chi diavolo siete? Chiese Neighbor seccamente, non appena i visitatori con i loro elmetti sotto il braccio salirono per salutarlo. Seconda compagnia, i parchi di lance spezzate provenienti da Talabheim, signore, disse Gerlach. Shot! Shot! Dove sei, piccola peste impertinente? Apparve un uomo tozzo e calvo, con un atteggiamento che a Vollen ricordò quello di un mulo picchiato una volta di troppo. Indossava il farsetto e il surcotto di un attendente. Agli ordini, maresciallo! Dove diavolo ti eri cacciato? Stavo controllando la vostra cena, come avevate ordinato, signore. Chiudi il becco! Neighbor era seduto su una sedia dallo schienale basso, posta in prossimità della graticola del focolare. Muoveva i piedi in direzione del fuoco. Era avvolto in un cappotto di pelo e i suoi calzoni bagnati erano appiccicati alle gambe. In grembo aveva appoggiato il bastone che usava per dare le istruzioni alle sue truppe. I miei stivali sono asciutti? Gracchiò, facendo oscillare il suo bicchiere e porgendolo per una nuova mescita. Shot si affrettò a esaudire il tacito comando. Ci sto lavorando, signor maresciallo, rispose l'uomo mentre riempiva il calice. Seconda compagnia, i polancieri, come diavolo è che si chiama? Seconda compagnia, i parchia di lance spezzate, signore, ripeté Gerlach. Appunto, Shot, chi è il loro comandante? Shot raggiunse velocemente la pila di registri, certificati demaniali e ordini di battaglia che erano sparsi sul banco vicino. Siete voi il comandante? Chiese Niebuhr, strizzando l'occhio a Gerlach e puntando il bastone verso di lui. No, signore, io sono il vessillifero, signore. Bene, dove cavolo si è cacciato il tuo comandante? Stower, signor maresciallo, disse Shot. Dov'è Stower? Dove diavolo è Stower? Con la compagnia a Scioica, signore. Neighbor ruttò e si alzò. Il suo bastone cadde sul pavimento e rotolò una sedia. E rotolò sotto una sedia. Non è qui? No, signore. Che diavolo stanno facendo a Scioica? Che senso ha stare là? Non c'è guerra laggiù. A noi è stato ordinato di rientrare per fare rapporto entro mezzogiorno di domani, signore. Il capitano mi ha inviato in avanscoperta per prendere contatti. Ah, davvero? L'ha fatto davvero? Che coglione! Riempi! Neighbor agitò il bicchiere. Shot era ancora indaffarato con i registri e i certificati demaniali. Riempimi il bicchiere, dico a te, moccioso! Neighbor guardò Vollen. Prendimi quella stramaledetta bottiglia! Vollen avanzò, afferrò la bottiglia e riempì il bicchiere che Neighbor svuotò con un solo sorso. Ancora, dato che sei in giro a vagare come uno stronzo, disse porgendo ancora il bicchiere. Vollen eseguì. Neighbor guardò Gerlach. Là fuori, nella foresta, c'è ogni genere di schifezza, lo sapevi? Fece notare all'improvviso il maresciallo. No, signore. Ogni genere di merda, me l'hanno detto i miei esploratori. Neighbor si ficcò un dito nel naso, mancando più volte il bersaglio. Non tutti, intendiamoci. Ne ho mandati 50, ma ne sono tornati solo 5. Dico 5, dannato Sigmar, 5! Il nemico ci sta alle costole.
a un solo giorno di distanza. Un'orda di feccia schifosa si sta radunando nella foresta. Stanno arrivando. Arriveranno presto. Bada bene. Stanno venendo a cercarci, ragazzo. Wollen era già pronto con la bottiglia. Neighbor beve ancora. Si leccò le labbra e si accomodò di nuovo. Aveva un aspetto stanco. Sta arrivando ogni tipo di schifezza. Più grandi, grossi, selvaggi e tosti di quegli zucconi che abbiamo incontrato a sud. Secondo quanto stabilito dovrebbero essere in vantaggio di una notte. Ma no. Oh, no, 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 no. Neighbor si interruppe improvvisamente per starnutire violentemente, sputando il catarro direttamente nel fuoco. Poi, guardando nuovamente Gerlach, proseguì nel suo discorso. Quindi che la tua compagnia se ne stia a grattarsi le palle a Zoica non serve a niente. Questo steward deve essere proprio un imbecille. Risali sul tuo cavallo e torna da lui a riferirgli quello che ho detto e digli che farà bene a rientrare per l'alba, altrimenti gli ficco un cannone super... E poi accendo la miccia con le mie mani. Gnorsi, dove sono i miei stivali? Shot! Ruggì Neighbor. Stanno ancora asciugando, signor maresciallo. Tu, inutile bastardo, avrei dovuto farti sparare. Sparare! Sparare, dico. Siete proprio spiritoso, maresciallo, rispose Shot. Sì, andate al diavolo anche voi, sbottò Neighbor, scaraventando il suo bicchiere verso l'attendente. Ora potete andare, disse Shot a Gerlach e Wollen. Altro vino, Shot! E ancora, ancora un gozzo, dammi pure un altro bicchiere, maledizione! Sì, signore! E con questo capitolo... E con quest'ultima frase termina il capitolo 7, che devo dire molto molto, molto carino lo scambio di battute. Allora, vediamo un po' se è arrivato qualcun altro. Ciao Savior, rieccoti, è ritornato il buon Savior. Allora, bersagli di paglia dove i briganti di paglia bevono paglia nelle taverne di paglia. Queste citazioni sono sempre un amore. E... sì, esatto. Sì, il dino proprio piace. Nel Kislev va forte il dino. È proprio uno di quelle pellicce che... adorabili. Veramente molto apprezzato. Sicuramente la popolazione di dini kisleviti è sempre molto bassa. Una specie di costanzo basso pelato e grassottello. Esatto, sì. Cioè questo... questo Neighbor... che è veramente uno di quei comandanti, sapete quelli del tipo, non lo so, mi ricorda nell'aspetto, nella descrizione, l'attore, come è stato rappresentato, il rappresentante, diciamo, il chiamiamolo primo cittadino, ok, di Ponte Lagolungo, nello Hobbit, mi ha ricordato tantissimo lui, però un pochettino più... più vivace forse, ecco, un chiamiamolo un pirlone, ecco, una testa di cavolo enorme che vuole tutto su subito, cioè vino immediatamente, un po' un Robert misto al primo cittadino di Ponte Lagolungo, Robert Baratheon, primo cittadino di Ponte Lagolungo, fusi, viene fuori Neighbor è lui, Neighbor è proprio la fusione di questi. Ed è spettacolare come personaggio. Cioè, già a me piacciono questi personaggi qui, quindi piacciono un sacco. Sì, più rozzo, più ancora più testa di cavolo, però veramente figo. Cioè, sono personaggi che, come vi dicevo, a me piacciono molto. E quindi devo dire una bella introduzione. Fra l'altro con l'attendente che potremmo utilizzare veramente l'attendente che c'è anche nello Hobbit, che è veramente brutto, me lo immagino anche qui un po' bruttino, però molto più, forse in questo caso molto più succube e meno diciamo sporco, che dà quella sensazione di schifoso. Questo mi sembra più poverino che prende mazzate e basta. Un po' come il Lannister che portava il calice di vino a Robert. In questo caso mi ricorda anche qui un altro paragone con quell'attendente lì. E quindi, ecco, c'è stato questo scambio di battute dove appunto viene presentato questo personaggio e all'inizio ci viene presentato
diciamo, un panorama spettacolare agli occhi di Vollen e di... Ah, mi sfugge il nome, il vessillifero. Lo chiamerò vessillifero per velocità. In ogni caso ce l'ho qui, Gerlach. Una visione spettacolare perché ci troviamo davanti a questa città kislevita letteralmente riempita dalle truppe imperiali, ma truppe imperiali di ogni tipo. Ci sono vessilli da tutte le contee dell'impero, dagli ordini di cavallerie imperiali anche molto prestigiosi, perché abbiamo le Pantere Nere, ad esempio, che sono uno degli ordini più prestigiosi dell'impero. Ordini di cavalleria molto molto importanti, un po' come i Cavalieri del Sole Splendente. E tutto viene diretto, pensiamoci, da questo qui che sa che la situazione sta andando molto molto male perché il nemico, a quanto pare, è molto vicino ed è lui che ha l'iniziativa, è il caos ad avere l'iniziativa. E quindi sta per arrivare una marea di schifo enorme e non vedo l'ora di proseguire. Il caos è vicino a quanto si è capito, più di quanto sembrava esatto. L'ho letto adesso la tua affermazione zombie, ma esattamente esatto, proprio quello che ho finito di dire ora. E io infatti non, cioè, sono rimasto del tipo cavolo, quindi sta andando tutto a schifio prima del dovuto. Bene, molto bene. Qui arriverà il sangue molto presto, molto presto. Però diciamo che, ecco, a parte ciò, direi che possiamo proseguire con il prossimo capitolo, che dovrebbe essere, vediamo, penso l'ultimo, controllo un attimo, sì, è anche molto corto, quindi direi di concludere questo primo capitolo e tirare verso il secondo, dato che comunque il riassunto l'ho già fatto inizio live. Poi ovviamente ricaricherò e quindi se vi state perdendo dei pezzi, siete arrivati tipo a metà, lo recuperate poi nel VOD. Quindi andiamo con il capitolo 8, che vediamo un po' cosa ci porta. Allora, bevo anche un attimo perché giustamente devo rifornirmi anche io. Capitolo 1, versetto, o meglio, sottotitolo, o meglio, capitoletto, o meglio, trovate il termine più adatto, 8. Fuori stava già facendo buio, prima e più velocemente di quanto avessero previsto. I bracieri erano accesi in tutto il campo e baluginavano come le stelle più vicine alla terra al crepuscolo. Quando raggiunsero Friedel e Trux, Gerlach e Karl sentirono le note delle canzoni salire dall'accampamento. Vessillifero! Shot li richiamò al portico della Zal. Consegnò a Gerlach una pergamena con il sigillo di cera. Dì al tuo capitano di raggiungerci il prima possibile. La vostra compagnia dovrà ricevere ordini nell'ala destra. Ho segnato il luogo sulla cartina. Le marcite a est della città, a rinforzo del reparto Saniza. Quindi ti mettono probabilmente con dei Kisleviti. A rinforzo di chi? Il maresciallo vuole che le forti compagnie di lance spezzate si uniscano ai reggimenti locali. I Kisleviti. Benissimo, disse Gerlach senza gradire affatto. Muovetevi e prendete posizione prima possibile. Poi inviate il vostro capitano al rapporto dal maresciallo. Non prevediamo che ci siano battaglie per almeno 3 giorni, ma tenetevi pronti. Partiamo immediatamente, disse Gerlach. Poi si fermò un istante. Il maresciallo sta bene? Ubriaco, rispose Shot con semplicità. Ma è normale? No, rispose l'attendente. Si è ubriacato perché ha paura. Sa bene cosa l'aspetta. Non può essere così terribile. Non può? Avete mai combattuto una guerra di confine prima d'ora, vessillifero? No. Allora, francamente, non avete neanche la minima idea di che cosa state parlando. Cavalcarono verso sud. Nel far della sera. Si lasciarono alle spalle il rullo di tamburi imperiali proveniente dal campo di Zedevka. Incominciava a calare l'oscurità, accompagnata dalla pioggia. Sull'eco lontana dei tamburi, Karl Leinenwohlen ebbe l'impressione di sentire i suoni di altri tamburi. Era un suono più cupo, più
più profondo, più lento e vibrante che proveniva dalla foresta. Ok, e così si conclude. In realtà abbiamo fatto il capitolo 9 e 8, perché non vi ho notificato il cambio del capitoletto. In ogni caso, a quanto pare, la situazione è ancora più addensata, è ancora più ricca di pathos con questo piccolo passaggio. Perché nell'ultima fase vediamo appunto loro, il gruppo delle lance spezzate, che si allontana da Zadevka, da questa città. E i tamburi, appunto, che sono quelli sì già sentiti dalle loro orecchie, quelli imperiali, che però si vanno a mescolare con un ultimo suono più inquietante, un tamburo più cupo, più profondo. Sta arrivando la marea, è molto probabile. Quindi il capitolo 2 si chiama Zadevka. Una cosa è certa: ai Kislevite piace sputare, assolutamente sì, però anche gli imperiali non scherzano, perché anche prima a parte il rutto di una qualità eccelsa, mi immagino proprio lui che si alza, tira il rutto, fa cadere lo scettro del comando, il bastone del comando, Neiber, il maresciallo, diciamo, di tutte le forze imperiali. Però sì, i Kislevite hanno veramente questa necessità di sputare ovunque. Quindi sì, incredibile. Un'usanza kislevita da aggiungere sicuramente a una nota quando farò un video dedicato al Kislev. Tradizione vuole che si sputi tantissimo, se non si sputa non si è nel Kislev, essenzialmente. E quindi così, va bene. My man! Andiamo con il capitolo 2. Allora, mi prendo un attimo, perché cambiamo il nome adesso qui al capitolo, quindi perdonatemi se vado un attimo a bloccare tutto e mettere capitolo 2 e si chiama semplicemente appunto Zadevka. Vediamo un po' di non sbagliarlo, dato che è un nome di una città, è un toponimo. Ok, dovrebbe essere giusto. Zadevka, nome di una cittadina russa, praticamente. Capitolo 2, Zadevka, eccolo qua. Perfetto. Ok. Questo libro nella timeline di Warhammer dove si colloca? Allora, la data precisa l'avevamo letta nell'altra live. Vediamo se la riesco un attimo al volo a recuperare. Mi sembra fosse nelle prime pagine, comunque sia. È 2521, esattamente. Post-Sigmar, ovviamente. E quindi siamo nel contesto delle guerre con Archaon, ok? Diciamo di tutto quello che antecede la calata di Archaon nel vecchio mondo. Secondo però il vecchio ordinamento, non quello di End of Times, che è quello, diciamo, che ha concluso il tutto, ma quello che aveva preso il nome di Tempesta del Caos, Storm of Chaos. Se non ricordo male era Storm of Chaos, sì. Tempesta del Caos in ogni caso, che poi è stato con l'arrivo di End of Times annullato. C'è stato il retcon, viene definito. E quindi siamo verso la fine, zombie, esatto. Siamo verso la conclusione degli eventi. Poi considera che c'è stato pam. No, tutto quello che è successo e che ha portato in Tempesta del Caos, diciamo, a una vittoria del bene, molto molto sofferta, ma comunque vittoria del bene. Loro hanno detto no, tutto quello no, perché noi abbiamo già in mente qualcos'altro, e quel qualcos'altro poi è stato Age of Sigmar. Però avevano già in mente, perché altrimenti non l'avrebbero preparato End of Times. Quindi c'è tutto questo discorso dietro di scelte fatte da Games Workshop, in questo caso, quindi dall'azienda in sé per sé. Ma allora, tornando a noi, iniziamo, togliamo il nostro bam, fido segnalibro di Urbino, della mia città amatissima,
Sì, fasi iniziali della fine, è corretto. Penso sia la definizione migliore per collocare, senza tirar fuori una data, un numero preciso, questo libro, gli eventi di questo libro. Siamo lì, siamo lì. Lorenzo, ciao Lorenzo, che cosa è successo? È esploso il mondo, dice in End of Times, perché se in End of Times, alla fine dei conti, ora non vorrei fare spoiler, ma capitemi. Quello che succede alla fine di End of Times non è di certo quello che è il finale di Tempesta del Caos, perché in Tempesta del Caos vince il bene e Arkham viene sconfitto. In End of Times non vince sicuramente il bene, ecco, diciamo così. Sì, in End of Times, sì. Ho lasciato intendere comunque sia. Sì. Allora, no, mi fa male parlare di End of Times, ragazzi. Devo ancora prepararmi psicologicamente a farlo. Un giorno, quando non so quando, arriveremo nella lore a parlare degli eventi di End of Times. Sarà, boh, per me sarà scrivere con il sangue quei video. Veramente. Veramente. Allora, andiamo con appunto Sedevka, per la quarta volta tipo con l'annuncio, ma ce la facciamo, ve lo prometto, adesso iniziamo. Altro goccio di water. E partiamo con il capitoletto 1. Ci vollero 90 minuti di galoppo sostenuto per andare da Choika a Sedevka. Il capitano Stewart svegliò la compagnia e la fece preparare. Era mezzanotte. Faceva freddo e la pioggia cadeva battente. I quattro cavalieri che erano andati a Zadebka erano tornati indietro e si erano riposati a letto, ovvero balle di paglia umida nei granai, solo per 3 ore. A Karl facevano male le giunture per l'umidità e Freder si lamentò a voce alta, con gli occhi ancora arrossati, di aver dormito poco. La piazza della città era squallida e deserta. Era così buio che non si riusciva a vedere nulla oltre il cerchio di luce tremolante disegnato dalle lanterne dei carri. Nessun abitante di Cioica uscì di casa per salutarli, anche da lontano, o per porgere loro delle torce durante i preparativi del viaggio. Le truppe, nel buio, armeggiavano con le fredde armature, le pesanti bardature e i cavalli agitati. Stowar era scuro in volto, in parte per la mancanza di sonno, e in parte per il tetro rapporto che il suo vessillifero gli aveva fatto sull'umore di Neighbor. Aveva prestato molta attenzione al racconto di Gerlach sulle osservazioni del maresciallo a proposito del raduno del nemico. Montò in sella, sporgendosi sul collo della cavalcatura per bisbigliare qualcosa di rassicurante nell'orecchio. Poi chiamò Gerlach. Il vessillifero fece avanzare un po' il cavallo e sollevò lo stendardo. «La compagnia è schierata?» chiese Stower. «La compagnia è schierata ed è pronta a partire, capitano!» Dopo il cenno del capo da parte di Stower, Vollen suonò la nota che indicava di avanzare. I soldati si mossero, marciando sul sentiero nero come la pece. Sapeva che il capitano Stower voleva che arrivassero a destinazione entro l'alba per chiarire le cose con il maresciallo. Sorprendentemente, tutto stava procedendo per il meglio. Le piogge diminuirono e in cielo spuntò una luna slavata. Sembrava spuntare dalla vetta del grande Kurgan. Salì anche la nebbia e offuscò il panorama. L'alba avrebbe dovuto portare un buongiorno, ma la pioggia aveva inzaccherato le strade e i carri con i rifornimenti della compagnia. Con i rifornimenti della compagnia erano rimasti indietro impantanati nel fango. La truppa a cavallo fu costretta a tornare indietro per liberarli. Per quanto ebbero liberato il grosso dei carriaggi, uno spruzzo di luce grigia proveniente da est rischiarò il cielo. Mancava meno di un'ora al sorgere del nuovo giorno. Stower rallentò e si ritrovò accanto a Gerlach Heilmann. Siamo costretti a farlo. Falli avanzare, vessillifero, disse. Capitano, portali avanti e mettili in posizione. Conosci il piano. Io cavalcherò fino a Sedevka e farò rapporto.
Sarà tutto tempo risparmiato. Sorpreso dalla prospettiva del nuovo ordine, Gerlach cercò di nascondere il suo entusiasmo. Ne siete certo, capitano? L'ultima cosa che voglio è contrariare Neighbor. Onestamente, dubito che sarà sveglio di buon'ora. Comunque sia, ha detto all'alba. Ce la puoi fare? Per me sarà un onore, signore, rispose Gerlach, sollevando lo stendardo. Porterò gli esploratori. Ci vediamo tra qualche ora. Stower si mosse verso ovest, seguendo la strada. Preso con sé Fried, Anmeyer e il trombettiere come scorta. Secondo il regolamento, il trombettiere dovrebbe sempre accompagnare il comandante durante le sue missioni, ma Karl sapeva di essere stato scelto solo perché sarebbe stato utile per consultare carte e documenti. Il vessillifero, invece, condusse il reparto verso la parte orientale del fronte. Ok, qui si conclude il capitolo 1. Sì, infatti End of Times non l'ho seguito perché già dal titolo avevo male al cuore. Malissimo al cuore, non male, di più, Lorenzo, veramente. Fa tanto male, End of Times, veramente. In ogni caso, torniamo al libro, torniamo a questo primo capitoletto del secondo capitolo, Zedebka, appunto. Abbiamo visto, mi risistemo meglio perché tendo leggermente a squagliarmi sulla sedia, un po' come durante le lezioni post pranzo all'università, che sono terrificanti, perché tu sei pieno, hai mangiato e ti sciogli sulla sedia, un po' così, quindi adesso mi risistemo, perdonatemi. E, allora, abbiamo visto in questo primo capitoletto una problematica che ha colto la compagnia delle lance spezzate, che si è mobilitata sotto gli aggiornamenti portati dal vessillifero al comandante Stewart. Si è mobilitata, ma sfiga delle sfighe, c'è sempre qualcosa che può andare peggio. Tipo, potrebbe piovere. Bam! Acquazzone della miseria. E appunto l'acquazzone porta alla formazione delle pozzanghere e dell'impantanamento assurdo, veramente assurdo, che blocca i carri di rifornimento che rimangono indietro. Ma per il comandante Stowart c'è l'impellenza di dover arrivare a Zedevka e quindi da Neighbor, dal comandante generale, entro l'alba. E quindi cosa succede? Vessillifero, ossia Gerlach, prendi il comando del gruppo che rimane indietro e vai verso Zedevka con loro. Io prendo un gruppetto in avanscoperta, e galoppo verso Zedevka e verso Neighbor per fargli presente, la situazione. Quindi qui succede quello che non dovrebbe mai succedere, ossia si separano i gruppi, si separano anche i due personaggi, che abbiamo visto principali. Adesso vediamo cosa succede, ma sinceramente temo che qui arrivi il casino, del tipo o viene attaccato il gruppo di Karl, ossia quello con Stewart, con il comandante delle lance spezzate, oppure viene attaccata quello che rimane indietro, viene attaccato il gruppo con i carri, ossia il gruppo di Gerlach, del vessillifero. La mia paura è questa, quindi forse qui avviene una separazione. Ciao Tyrannus, che mi esordisce così. Grande. È verissimo. È verissimo. Scooby-Doo insegna tante cose. Un po' come i film dell'orrore più spaventosi. Ma Scooby-Doo, pur non essendo veramente spaventoso, insegna una, prerogativa che non bisogna mai escludere, mai separarsene. Ossia, quando sei in una zona con pericolo, non ti devi separare dal gruppo. No, questi si separano. Stronzi! Stronzi! Qualcuno ci saluta. Ho paura di sì. Ah, ok, zombie. Zombie, Tyrannus. Madonna, stasera, ragazzi, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Si sente che si sta avvicinando il primo esame, lunedì. Bene, in ogni caso, vediamo un po' cosa succede, perché adesso sta iniziando l'effetto del tipo Madonna, cosa succede nel prossimo capitolo? Devo leggere perché voglio scoprirlo. E quindi adesso cerchiamo di scoprirlo. Con il capitoletto 2. E iniziamo subito, dai. Iniziamo subito.
Le cronache dell'anno, che non si scorda mai, sono ampie ed esaurienti. Era il periodo, per usare le parole memorabili di Ansprach di Null, della storia vivente. Con quell'espressione, egli intendeva dire che l'evoluzione quotidiana degli eventi era tale che la sopravvivenza futura dell'impero poteva dipendere dai particolari di poche ore. La storia veniva plasmata a un ritmo talmente veloce da cambiare repentinamente sotto gli occhi della gente. Non si trattava del solito luogo, del solito lungo, placido scorrere del tempo che cambiava i destini così lentamente da risultare impercettibile per coloro che lo stavano vivendo, ma di brevi giorni convulsi, architettati sapientemente dall'incudine del fato. Ogni dettaglio e ogni particolare è registrato da qualche parte nelle opere di Ansprach, di Gottimer, della Badessa di Wieser, di Ockweld il Vecchio, di Teladin di Breton e di tanti altri, inclusi gli scribi e i cronachisti delle razze antiche. Eppure, la battaglia di Sedevka è poco menzionata nelle storie commentate. Compare nelle note a margine di Ansprach e Ockweld, ne dà soltanto un rapido cenno. Veniva menzionata soltanto come un piccolissimo evento di un processo più complesso, chiamato l'impulso di primavera. Questa definizione generica indica però un orrore decisivo, una carneficina orrenda da cui l'impero si è a stento ripreso. Occorre notare, tuttavia, che sebbene Sedevka come località venga raramente citata nei testi di riferimento, essa è sfortunatamente ricorrente negli epitaffi, sulle lapidi commemorative, sulle placche delle cappelle nei lignaggi di famiglia in tutto l'impero. Tante vite, infatti, hanno avuto fine a Sedevka. Tantissime vite. Tutto cominciò alle prime luci dell'alba. In quel momento della giornata, quando i corpi sono ancora freddi e lenti, i cappellani stavano preparandosi per le preghiere mattutine e i cuochi avevano incominciato a riscaldare le marmitte per la colazione. La pioggia veniva dall'est e dilavava tutte le tracce delle lune che tramontavano. La terra era scura e screziata di nebbia. Non ci fu praticamente alcun presagio. Wow, devo dire che questo secondo capitolo è qualcosa che un attimo si va a togliere dal contesto temporale. Ed è come dire una narrazione del fatto che quello che noi andremo adesso a leggere nei prossimi capitoli, probabilmente lo scontro, la battaglia di Sedevka, sia qualcosa che poi è stato registrato, anche se se ne parla molto poco, dai cronachisti, appunto, parla di cronache, no? E quindi è un capitolo di quelli di stacco, che ti dice, ti fa capire anche semplicemente che c'è stato un poi, c'è stato un dopo. Quindi, ecco, qui c'è poi, parlavamo prima di datazioni, di collocazioni temporali. Sembra tutto molto adesso un casino, no? Perché come prima Stefano dici, si colloca all'inizio, diciamo, o prima, poco prima della tempesta del caos. Sì, però poco prima, in ogni caso c'è stato modo di registrare, a quanto pare, gli accadimenti. E poi comunque tenete conto che tutto quanto viene cancellato da End of Times, poi, ma sono tutti movimenti di trama fatti dalla Games Workshop che in alcuni casi non ha neanche tenuto conto di certe cose. Quindi tenete sempre in considerazione che la linea temporale ha un'importanza, ma soprattutto nella parte finale va a ingarbugliarsi in una maniera terrificante, veramente terrificante. Lo sai, è vero che all'esame parlerai di Sedevka, vero? Vero. Assolutamente, ne parlerò e lo farò in maniera talmente convincente che prenderò un voto buono, magari riuscirò a prendere un 30, addirittura parlando di cose che non c'entrano nulla. Veramente, succederà questo. Grazie mille, Savior, che fa la sub!
Benvenuto nella bioflotta. Ricordo a tutti, a proposito della subscribe, che tutti i subscriber a fine mese avranno un podcast esclusivo che questo mese riguarderà Warhammer 40.000 e avranno il gagliardetto, il simbolino a fianco del nome quando scrivono in chat e udite udite, lo prendo un attimo la palla al balzo per dirvi che sto creando un server Discord, non solo per i subscriber ovviamente, ma per tutti quelli del canale che seguono i video qui su Twitch, insomma tutti, diciamo, i membri della community che si è generata ormai intorno al canale, dove potremo un po' parlare, conoscervi fra di voi, parlare di tante cose, anche non necessariamente Warhammer, ovviamente si può parlare di tutto. Sto creando una serie di canali testuali, quindi per chattare e canali vocali. E sarà anche un posto dove magari fare qualche partita insieme, anche io con voi, quando nei ritagli di tempo posso permettermelo, insomma. E quindi poi vi farò sapere. Ovviamente ci sto lavorando ancora, lo sto, diciamo, perfezionando. Voglio metterci un bot che, insomma, notifichi quando escono magari i video o le live. Sto facendo un lavoretto dietro, insomma, nei ritagli di tempo, veramente come vi ho scritto nel post che ho pubblicato oggi in community sui social, diciamo come Facebook. Sto lavorando tanto dietro le quinte, quindi ringrazio tutti i sub che, insomma, mi stanno dando una mano anche economicamente, non mi vergogno a dirlo perché comunque sia, è molto molto giusto e corretto dire che i soldi che chi decide di darmi con le donazioni o con la sub, al canale sono tutti soldi che io reinvesto per comprare romanzi, per comprare magari, videogiochi, per recuperare tutto quello che mi serve per il canale. Tutto quello che arriva da voi è per il canale e per cercare di migliorare quanto possibile, quello che poi è quello che anche voi, diciamo, usufruite, di cui cercate di prendere su qualcosa. Io ovviamente l'intento è quello, di darvi qualcosa. Però, insomma, una mano da parte vostra è sempre bene, bene, bene accetta. Veramente grazie a tutti quanti. Senza nulla togliere a chi non può, perché magari non ha la disponibilità. Io in primis, a parte dare magari la sub gratuita data con Prime, spesso e volentieri non riesco a fare altro, perché appunto non ho uno stipendio per fare qualche donazione qua e là negli streaming che seguo o nei canali che seguo. Però quando posso lo faccio, perché comunque so che il lavoro che c'è dietro spesso e volentieri è un lavoro importante. Quindi grazie a tutti. Detto ciò, 15 minuti e si va in Cina. Va bene, Savior. Allora io faccio un altro magari capitoletto e poi ti raggiungo in live. Facciamo uno shoutout a Savior. Uno shoutout a Savior che non posso fare con il comando, perché in realtà avrei un comando qui su Twitch per linkare direttamente il canale di chi, diciamo, streama. Però so che Savior su Twitch non fa nulla e quindi è inutile che metto a scrivere punto esclamativo Savior perché non succede niente, non me lo linka. Però vi invito magari a fare un salto da Savior. Ci vediamo da Savior dopo, insomma, ve lo dico. Quindi niente. Questo capitolo è stato molto interessante, tornando al libro. Molto interessante perché appunto ci ha fatto assaporare un qualcosa di molto tetro, di molto tenebroso, come dire. Lo sapete, vero, che sta per arrivare una marea di merda, del tipo, non so come definirlo, sta per succedere un macello. Dnebnet è un maledetto perché ci sta caricando di tensione questo scrittore qua. E adesso vediamo come nel prossimo capitoletto se succede veramente qualcosa oppure no, se inizia il casino oppure no, vediamo un po'. Prima cosa, però, detto ciò, giusto bella cosa. Ti ringrazio, zombie, ti ringrazio. Sono contento che la cosa piaccia e ovviamente appunto dopo vi linko tutto. Poi ci organizziamo bene, ovviamente, su Discord. Capitoletto 3, sempre di Zedevka, che è il capitolo 2. Ok.
Ok, Saber, ti scrivo sulla live e poi mi metto già su Discord. Sì, stiamo per essere travolti da una considerevole valanga di feci, da una slavina di feci, da una frana di feci. Tutto ciò che può essere associato a roba che rotola dall'alto e cade rumorosamente verso il basso su persone, però. Quello sta per succedere. Bene. È arrivato Nargol con le feci, scuregge, feci o scoregge. Voi cosa usate? Piccolo sondaggio temporaneo. Nel frattempo io inizio, poi vi leggo. Scuregge o scoregge? Hashtag. Lungo il confine a nord della città, un servente d'artiglieria proveniente da Nuln, che era di picchetto davanti al cannone vicino al terrapieno, notò che le ombre lontane della foresta sembravano muoversi e sfilare. Si affrettò a raggiungere la tenda di un mastro artigliere, ma trovò l'ufficiale in tenda a cercare un pegno d'amore che sua moglie gli aveva donato. Mentre attendeva che l'ufficiale gli desse retta, una sentinella a est della postazione delle armi vide le stesse ombre e, immediatamente, dette l'allarme. Altre due sentinelle raccolsero l'allarme e suonarono le loro campane, tirando giù dalle brande gli altri membri della compagnia. Analogamente, nel campo gremito di tende della parte opposta, un reparto di arcieri si armava. Il capo della guardia accorse tempestivamente al suono delle campane, pronto ad ascoltare il rapporto. Inviarono la staffetta ai quartieri del maresciallo, al comandante di campo della cavalleria e ai suonatori di corno accampati in prossimità dei granai della città. Inverschot, l'aiutante del maresciallo, informò la staffetta che bussò alla sua porta che il maresciallo era indisposto, ma quando si rese conto della situazione di emergenza, si diresse di persona dai suonatori di corno. Questi si rifiutarono seccamente di eseguire gli ordini senza l'assenso del maresciallo in persona. Il comandante di campo della cavalleria, ugualmente titubante, inviò la sua staffetta ai quartieri del maresciallo per ottenere una conferma dell'allarme. Certo, che i corni avrebbero cominciato a suonare qualora il pericolo si fosse fatto davvero imminente. Nessuno, tuttavia, come si evince chiaramente dai documenti, riteneva che ci sarebbe stato un attacco a sorpresa. Sebbene le incursioni e le scaramucce potessero essere scatenate senza preavviso, la battaglia e la sorpresa erano due concetti che, semplicemente, non andavano di pari passo, almeno non quando erano grossi eserciti a scontrarsi. Le guerre non si combattevano in quel modo. Anche quando si lottava contro i selvaggi del nord, c'era un protocollo da osservare, delle usanze da rispettare. Era spietato, ma accettato da ambo le parti. Gli eserciti si radunavano sul campo, si affrontavano urlando e provocandosi a vicenda, alcune volte per ore o perfino per giorni, finché lo scontro diventava inevitabile. A dire il vero, spesso succedeva che la provocazione e le urla in sé costituissero il grosso della battaglia. Se un esercito era bellicoso e sufficientemente grande, l'altro si sarebbe ritirato prima di arrivare allo scontro fisico vero e proprio. Questa consuetudine affondava le sue radici nel fatto che eserciti con centinaia di uomini avevano bisogno di una forte motivazione per attaccarsi vicendevolmente. Si poteva radunare una singola unità per sferrare un attacco all'improvviso, ma una massa di uomini aveva bisogno di una forte opera di persuasione. Un esercito doveva essere motivato da una marea di discorsi capaci di infiammare gli animi, da un martellamento insistente e da fiumi di alcol. Aveva bisogno, per così dire, di un'escalation di rabbia. Soltanto al culmine della rabbia e soltanto in quel momento migliaia di individui avrebbero attaccato in massa. E comunque, una volta raggiunto il giusto grado di rabbia, era sconsigliabile, anche se poteva accadere, partire alla carica, senza essere annunciati, sbucando dai filari di alberi nel gelo e nell'umido grigiore di un'alba primaverile. Le truppe si sarebbero presto stancate e la loro spinta si sarebbe esaurita nello sforzo. Molto semplicemente, non era quello il modo di combattere. Molto molto interessante anche questo capitoletto. Allora, Scurzone. Scoregge mi fa strano.
Certo che finito il capitolo, vedere questi commenti è bellissimo, ragazzi, vi giuro, vi amo, vi sto amando. Però è sempre importante, per la lo si fa sempre per la scienza. Per la scienza, sempre per la scienza. Riepilogo, please. Vediamo un attimo se ti hanno risposto, Elagost. Sì, sarebbe il caos in arrivo, la valanga di Fece, esatto. Ti posso fare un riepilogo da quando c'è stato l'incontro con i cavalieri Ghislibiti? Da dopo l'incontro col maresciallo? Oppure, come dice Zombie, perché il dubbio è lecito. Dove sei arrivato? Nell'incontro col maresciallo Lieber, quello insomma iracondo, grassoccio, che si incavola per tutto e beve come un Robert Baratheon? Oppure intendi proprio alla fine dell'altro streaming, quando abbiamo finito, diciamo, al capitoletto 7? La scienza necessita sempre di peti, tiranno, se è fondamentale. Senza peti, pensa, il mondo potrebbe avere molti meno problemi con il buco dell'ozono. I peti di vacca, soprattutto. Sono quelli più pericolosi per la nostra esistenza. Uccidiamo tutte le vacche del mondo. Peti sibilanti. È una squadriglia, probabilmente. Quella è una squadriglia della Seconda Guerra Mondiale. La fine dell'altro streaming. Ok, allora, diciamo che adesso siamo arrivati. Che ora è? Da quanto tempo siamo up? Un attimo solo che guardo. Beh, dai, è un'ora piena. Facciamo il riassunto di questo capitoletto. Faccio il riassunto finale per, diciamo, concludere. Anche per Elagost, ovviamente, che me l'ha chiesto. E poi, diciamo, oggi stacco un pochettino prima. Quindi, quando avremo finito, sarà 45, perché 10 minuti quantomeno li prende. Finiamo un pochettino prima per andare a vedere un po', insieme a Savior, Three Kingdoms. Detto ciò, facciamo un attimo il punto della situazione. Unità Skaven, i temibili lanciapeti insieme ai lanciafiamme e i globardieri del vento benefico. Ragazzi, ecco cosa c'è dentro i globi. Puzza di scoreggia. Facilissimo. Okay, fanno girare e li lanciano, no? Ci sono dentro gli estratti di scoreggia di Skaven. Scureggia o scoreggia o scursum. Allora, a parte queste cose molto scientifiche e tecniche, soprattutto lore friendly, molto lore friendly, parliamo di questo capitoletto 3, che a me è piaciuto tanto perché è uno di quei capitoli un pochettino vedete, così dovrebbe essere gestito un pre-battaglia, non 2 puntate, gioco del trono di nulla, quasi, diciamo così, non quel modo lì. Mi vuoi gestire un pre-battaglia? Dan Abnett te lo fa in così e così, diciamo una pagina, ok? Non so se si vede, non so se si nota, ok? Da qui a qui, ok? Da qui a qui. Ti fa salire un hype e una voglia di proprio vedere adesso cosa cavolo sta succedendo, assurda. Non ha detto molto, perché se ci fate caso cosa ha detto? Essenzialmente ci ha descritto delle ombre che si allungano dalla foresta, che per quanto noi sappiamo attualmente potrebbero essere anche le lance spezzate. Sinceramente non sono state citate, quindi boh, magari sono le lance spezzate che arrivano dal bosco, non lo so, non ha detto precisamente nulla. Ovviamente noi pensiamo al peggio perché siamo qui e pensiamo al peggio del senso che cosa potrà mai arrivare dal bosco se non il caos? Cioè, stanno arrivando i guerrieri del caos, sta arrivando il casino. Però, cavolo, ti dice semplicemente diciamo, i piantoni, le vedette che notano. Cercano di dare l'allarme e non ce la fanno. Non, diciamo, immediatamente, perché c'è della disorganizzazione dal punto di vista in questo caso della sfera alta, perché la minaccia viene avvertita, diciamo la paura viene portata all'attenzione dell'attendente del maresciallo, che a quanto pare qui dice no, è indisposto, va bene.
Però tutti gli altri poi, comandanti dei vari distaccamenti, tipo il distaccamento dei cavalieri o d'artiglieria, non accettano il fatto che sia l'attendente ad andargli a dare l'avviso. E quindi succede un casino, cioè. Qui la tensione sale in una maniera pazzesca, perché ti dici, cavolo, arriva il caos e questi qui ancora stanno qui a prendere. Ah, però io non sono sicuro perché non è il maresciallo a dirmi che c'è un pericolo imminente. Arriva il pericolo, arriva il caos, ti muovi? No, perché è l'attendente che me l'ha detto, non mi posso fidare della parola data dall'attendente. Io mi fido soltanto della parola data dal maresciallo della guarnigione. No! Sei un coglione. Perdonatemi, però sì. Coglione? Ti muovi? Ti vuoi muovere, per favore? E quindi nulla. C'è questa tensione che viene generata. Parte il dissing cattivo, proprio quello un po' sprognolo, che è come una stilettata di citazione, dato che siamo in tema di ago. Ok, avete presente? No, ago, il tipo di arma che è così, una pungicata. Stiamo sulle frecciatine, dai, sì, sono frecciatine. Una punta di ago, appunto, che si infilza così. Siamo sul moderato, siamo sul moderato. E quindi questo per riassumere il capitoletto. Ora, per Elagost, invece, e per concludere qui, allora, scriviamoci che il prossimo capitolo sarà il quarto, quindi adesso un attimo me lo scrivo. Dov'è? Qui. Sempre un macello per proprietà, ok. Facciamo una cosa del genere e ci scriviamo i numeri romani, dai, che fa più figo. Siamo arrivati qua. Zedevka 4. E ok. Allora. Riassunto finale di quello che abbiamo visto in diciamo, questa serata di streaming che mi è piaciuta molto, devo dire che è molto molto bello quello che ho letto stasera e sinceramente sarei andato ancora più avanti stasera, ma voglio dare un po' di spazio a Three Kingdoms, sinceramente mi interessa anche quello e lo andiamo a vedere insieme a Savior. Però, detto ciò, magari proseguiamo domenica, saltiamo un po' di pittura questa settimana, non abbiamo visto ancora niente. Però ditemi, nel caso fatemi sapere se ci troviamo nel mood giusto, mi trovo nel mood giusto io. Domenica sera facciamo un'altra lettura, andiamo avanti ancora un po', invece di dipingere. O insomma di fare qualcos'altro, ecco. Ne parleremo magari anche su Discord, vediamo dai. Allora, riassunto. Quello che abbiamo visto. Allora, ci eravamo lasciati. Perfetto, zombie. Perfetto. Ci eravamo lasciati con i nostri avanguardisti, composto dal gruppetto di cavalieri che era insieme a Gerlach e a Karl, che si erano incontrati con quei Kislevite, molto, diciamo, armati malamente, vestiti malamente, comportamento diciamo quasi da barbone, non un granché a prima vista. Dei gran soggettoni anche molto bravi a sputare, devo dire, molto capaci in questo, che però li hanno diciamo avvertiti del fatto che ecco, c'era una battaglia in arrivo, il caos sta arrivando, un po' come brace yourself, chaos is coming. E insomma c'è stato questo incontro con i Kisleviti. Dopodiché i Kisleviti conducono questo gruppo d'avanguardia verso la città di Zedevka e davanti al gruppo si para davanti lo spettacolo di tutte le forze imperiali. Qui c'è stato un lampo, non so se avete notato, c'è stato un lampo dell'astronomica. Tutte le armate imperiali radunate a Zedevka. Uno spettacolo fantastico, meraviglioso. Che insomma viene visto con un insieme di vessilli radunati, ordini di cavalleria, tutto
tutta una sequela di armate dell'impero giunte a combattere. Poi cosa succede? Il Vessellifero e Karl arrivano in città e si presentano, diciamo, dal maresciallo, che è il comandante non solo, diciamo, delle compagnie imperiali, ma anche di tutto l'esercito che si era radunato a Sedevka, quindi compresi i Kisleviti, compresi anche gli ordini di cavalleria, insomma c'è un po' di tutto. E in questo contesto viene fatto presente al maresciallo, al comandante di tutte le guarnigioni, che è rimasto il gruppo delle lance, della compagnia delle lance spezzate, è rimasto indietro alla cittadina dove abbiamo visto l'ultima volta, Soika, dove insomma c'è stata quella discussione sul cibo e tutto quanto. E poi, insomma, viene descritto un pochettino questo maresciallo, che è uno di quei marescialli molto iracondi, molto portati anche all'essere scontrosi, cioè del tipo una di quelle persone che non ti piace avere a fianco, del tipo mai. Oltretutto molto ubriaco, perché poi ci è stato detto recentemente, proprio l'ultima istanza che abbiamo letto, non sa gestire la paura, ha veramente il si caga sotto, perché il caos è vicinissimo, molto più vicino di quello che noi ci aspettavamo e gli stessi fanti della Compagnia delle Lance Spezzate si aspettavano. Ciao, ciao Lorenzo, leggermente, mi dispiace anche perché stasera stacchiamo leggermente prima. E grazie a Basox911 per il follow. Benvenuto su questo piccolo angolo di lore di Warhammer su Twitch in italiano. Poi non lo so se in inglese lo fanno su Twitch. Boh, ci stiamo provando in ogni caso. Ciao Basox, non so se sei nuovo, in ogni caso mi presento. Se mi hai conosciuto attraverso YouTube, probabilmente sai già chi sono. Se non lo hai fatto attraverso YouTube, mi presento meglio. Finisco con il recap e semplicemente dico che il gruppo di avanguardia, quindi il Vessellifero, il trombettiere, parliamo di Karl e di Gerlach, tornano indietro perché Iracondo, questo maresciallo, dice loro: dovete assolutamente dire a Stower, il comandante delle lance spezzate, di muoversi perché qui serve il suo aiuto sul fianco destro, adesso non mi ricordo bene, sul fianco destro. E tornano indietro, avvertono Stower preoccupato, allarmato, dice: cavolo, dobbiamo darcene subito da Choika, dobbiamo raggiungere tutto il gruppo del core, diciamo, dell'esercito imperiale a Sedevka. Partono, beccano la pioggia, oltretutto al buio, perché devono arrivare entro l'alba del giorno dopo, beccano l'acqua, il gruppo si divide. Il comandante Stower insieme a Karl, quindi il trombettiere, vanno verso Sedevka al galoppo, quindi si distaccano, e rimane indietro invece il gruppo con i carri, che viene però condotto da Gerlach, dal Vessellifero. E quindi il casino inizia qui probabilmente. Detto ciò, ci è stato fatto notare anche che, insomma, negli eventi dopo, creando la giusta atmosfera, i cronachisti parlano poco di questa battaglia di Sedevka, ma è molto nota negli epitaffi, è molto nota nelle iscrizioni sulle tombe funerarie, quindi, e quindi c'è questo riferimento tetro al fatto che a Sedevka si associ la morte, e quindi ci fa capire come c'è stato un dopo Sedevka. Noi ancora non abbiamo visto nulla, vi faccio presente questo, ma attraverso questo escamotage ci viene spiegato del massacro che probabilmente ci aspetta nei prossimi capitoletti. Un massacro che ha portato via molte vite, moltissime vite, e che adesso dobbiamo vedere come coinvolgerà i nostri protagonisti, i due fratelli. Vi ricordo, non sono fratelli, ma sono diciamo, due bambini cresciuti alla stessa corte, con però delle differenze sostanziali di lignaggio, di
portamento anche del loro essere nobili in modo diverso, dove uno, Gerlach, è un arrogante, è uno che però è anche molto valoroso e è pronto a dimostrare quanto il suo titolo nobiliare sia valido, perché lui è il nobile con il pedigree buono, mentre invece Karl, che si è dato più allo studio, è quel nobile che è figlio di una nobiltà che ha perso il proprio essere di gran pedigree, di ottimo pedigree, in quanto nobiltà del Solland. E questi personaggi ora si sono separati, vediamo cosa succederà. E infine, questa nota finale, appunto, come vi ho già detto, il casino sta arrivando, le staffette partono per dare avviso. La città si mobilita, l'artiglieria si prepara, la cavalleria si porta in posizione, tutto si sta per attivare, tutto è in moto. Non sappiamo bene però cosa sia successo né al gruppo di Stover e Karl, né che cosa sia successo in realtà al gruppo di Gerlach. Quindi adesso vedremo. Vedremo nella prossima puntata. Questo libro mi manca e sembra una figata. Lorenzo è bellissimo, questo libro non è per nulla scritto male, devo dire che Dan Abnett si rivela essere un autore degno della nomea che ha intorno. Fra l'altro di Dan Abnett recupereremo in italiano anche un pochettino di libri del 40K, se riesco, appunto grazie come dicevo prima anche a voi, a chi dona, a chi si abbona, si subba, come si suol dire qui su Twitch. Devo prendere un po' diciamo la parlantina da streamer di Twitch. Grazie anche a queste donazioni prenderò i libri in italiano, li sto andando a cercare su Amazon, li ho messi anche in lista dei desideri, magari se volete ve la metto qui sotto, così chi vuole può, non so, vuole donare un libro che poi diciamo verrà utilizzato per tutti, può farlo, se volete, nel caso ve la metto. In ogni caso basta già quello che fate, veramente ci tengo tanto a questo. E detto ciò, credo che andrà a finire ancora meglio. Deve ancora iniziare il casino, ma è tutto ben impostato, cioè abbiamo la tensione che sta crescendo, c'è quella sospensione dell'azione che ha creato, che è fantastica, veramente meravigliosa. Chaos is coming. Come dicevo prima, brace yourself. Mi immagino, presente Ned nella locandina, presente, no? Tipo che quello spadone si mette così, no? Brace yourself. E c'è, magari c'è un Gerlach o un Karl, Reiner Bollen con uno spadone anche loro, brace yourself. Meraviglioso. Mi immagino questo, come copertina del prossimo video, facciamo. Se fossi capace a disegnare, maledizione, farei un Praise Yourself come immagine di copertina per la prossima. Io leggo Tyrannus e poi vedi che io mi devo ammutolire. Non possiamo. Ne parliamo domenica del Trono di Spade, va bene? Ne parliamo domenica. Che è sicuramente un argomento che può servirci per tirar fuori un po' il nostro veleno che probabilmente abbiamo già esternato con gli amici, con i parenti, compare, nipote, tutto quanto. Però in ogni caso parliamo domenica del Trono di Spade, dai, se vi va domenica sera alle 8:30 come al solito ne parliamo. Può essere che domani facciamo anche una live straordinaria fuori dal programma, se sono diciamo con la predisposizione mentale giusta. Tenete d'occhio insomma Twitch, tenete d'occhio i social e tutto quanto, perché potrei fare una live speciale. Non è speciale, magari una live normalissima di pittura o di qualsiasi altra cosa. Però potrebbe scapparci fuori una live in più questa settimana, perché sinceramente domani sera credo di voler dedicare un po' di tempo così alla live. Se no, se non è un tempo dedicato alla live, sarà un tempo dedicato alla lore, alla scrittura e alla creazione del video che insomma avete visto. Ho finito di scrivere e devo montare, devo fare un po' di cose. Poi arriva Ari e uccide Archie, che fa, gli fa, prendendo tipo questo come coltello, gli fa
Lo vedi, è il gioco del coltello, lo fa cadere, non lo faccio cadere perché se mi cade questo, mannaggia Korn, dico semplicemente mannaggia Korn, però seguito da tante altre imprecazioni a tutti gli dei del caos, gli dei elfici, nanici, tutti quanti, tutta la famiglia la butto dentro, lo fa cadere, dopo glielo infilzo, tipo, toh, e lui tipo, vabbè, che cazzo mi hanno scritto a fare se devo morire da stronzo così, e niente. Un vero e proprio colpo d'aria. Potete uccidermi. Potete uccidermi. In questo momento posso essere tipo anch'io zacchignato nel ventre. Grazie a te, Zoom. Tanto siamo in conclusione, quindi non ti preoccupare, non ti perdi più nulla. E non vedo anch'io l'ora di vedere scorrere il sangue. Prossima lettura sarà sicuramente interessantissima. Quindi ciao zombie, buona sera anche a te e alla prossima occasione. Nargol sì che sta piangendo, mi dispiace anche. Comunque è finita anche la playlist. Ti comunico che sto scaricando Age of Reckoning. Bravo Elagost, fra l'altro ho notato che il video insomma è stato visto già da parecchi, perché è già vicino tipo le 500 visual. E mi fa piacere, spero che abbia insomma raggiunto più gente possibile. E abbia fatto scoprire questo giochino che insomma è ritornato. E per chi è arrivato adesso, tipo Lorenzo, è in arrivo un canale Discord della community dove ci raduneremo un pochettino per conoscerci meglio io con voi, ma anche fra di voi, anche quando io non ci sono. Purtroppo devo dire e aggiungere spesso, perché tanto è così, tristezza portami via. In ogni caso, su questo server potremmo anche giocare magari un po' insieme a proprio Age of, non so parlare, a Age of Reckoning, che già ha una stanza, ve lo dico, ha già la stanza pronta, l'ho già fatta. Stanza con chat vocale, Age of Reckoning. Quindi si gioca insieme. Si gioca insieme e state pronti. Io sono pessimo negli MMO, sempre stato scarso. Non è che ne abbia giocati tantissimi, però sono sempre stato scarsissimo in culo. In ogni caso mi aiuterete voi, spero. Ma non solo Age of Reckoning, sto creando un canale interessante, un bel canale Discord, spero organizzato bene, il più possibile fruibile, e metterò l'invito, poi diciamo, terrò l'invito sotto i video, sotto Twitch, qui nella descrizione. Ci teniamo un po' a spammarlo in giro, va bene? Vermintide, Vermintide anche, sì, che... Purtroppo non gioco da un sacco di tempo, tipo l'ultima volta l'ho giocato forse con Lorenzo addirittura. Terribile. Quel gioco l'ho sempre voluto giocare tanto, non ho mai avuto l'occasione. In ogni caso, ringrazio tutti quelli che ci sono stati anche questa sera per questa lettura. Devo dire che è stata una bella live. Mi fa molto piacere quando si riesce un po' a interagire in chat. È vero che ancora siamo pochi, però ogni volta, soprattutto le live di lettura, devo dire che sono belle e sono più belle anche grazie a voi. Ringrazio tutti quanti, quindi chi c'è stato all'inizio, chi c'è stato alla fine, chi c'è stato in mezzo. Ringrazio i nuovi follow e i subscriber, ringrazio tutti. Pochi ma buoni, giusto. Però, in ogni caso, veramente grazie. Questo ci tengo, ecco, a sottolinearlo. Va bene, ragazzi, io vi invio sul canale di Savior, su YouTube in questo caso, perché adesso andiamo un pochettino a scoprire Three Kingdoms. Quindi andiamo dai cinesi, andiamo a vedere un pochettino com'è questo titolo, che ho visto qualche parere, e sembra essere un bel Total War. Quindi, nel caso se vi interessa, ci vediamo da Savior adesso. Vado a rompergli le balle in chat. Va bene? Grazie mille a tutti ancora. E alla prossima. Ciao!